del dottor Ciro De Novellis, scrittore dove ci ha ospitato nella sua biblioteca privata. E noi veramente ringraziamo per l'invito. Naturalmente siamo qua per presentare il suo ultimo libro dal titolo Partenope Maia, la partoriente. Ciro, io ti chiedo subito perché questo titolo tanto intrigante, quello di Partenope Maia, la partoriente. A proposito di Maia, anticipiamo un nostro cammino endiadi con Maieutica. Maieutica non è un'arte demostetrica come, confutando il pensiero di Socrate, ci viene detto, ma un atto, quindi non arte, ma un atto del partorire di Maia. La vita, i beni della fecondità. Diciamo, confutando il pensiero di Socrate, in quanto Socrate e tutto il platonismo fondano una filosofia greca sulla quale si instaurerà il cristianesimo. Consideriamo infatti che già il pensiero giudaico e semitico, con molta più coerenza, devo dire, di Genesi, si faceva erede dei Maiani e che anzi per questo furono perseguitati, ma per molto tempo, in tutto il loro cammino storico. Un atto naturale del parto, se vogliamo, come un'alba fulgida, splendente, come un tramonto rosso con i giochi di colore tra gli orizzonti, con le nuvole, sai? Ecco, non sono componimenti artistici o frasi ricamate dei poeti. Arte del mettere a posto, sai, di mettere, di creare. Sono momenti magici della natura. E l'uomo li possono guardare, li possono contemplare e per un solo istante o per un certo periodo di tempo, ecco. Nessuna capacità dell'uomo, insomma, a manipolare questi elementi per assemblarli nel bello vedere che è l'arte, diciamo. Un atto è naturale pure considerando sinestesia dell'umano adempiere la nascita. Immaginando il mantra di Maya, Partenope, noi ci riferiamo a noi stessi, diciamo. In effetti la donna si identifica in tutto con questo atto, diciamo. Quindi Partenope è la Maia partoriente. Non è arte maieutica, non è arte, ma allegoria di un atto del sublime divenire. Leggendo il tuo ultimo libro, già stampato, ricordiamolo, e in attesa di essere pubblicato, sono rimasto sorpreso di aver appreso tante novità storiche, angiografiche, archeologiche e persino diverse centralità dei luoghi conosciuti come periferie autentiche. Diciamo, cosa ti ha spinto a ispirarti Sì, a tutto per questo? quanto riguarda il territorio, che poi in effetti è una vera sostanza, quello che io in qualche modo ho fondato tutta la mia ricerca, devo dire che siamo partiti dal Mannardo. Il Mannardo, e non solo il Mannardo, parliamo pure dei Pratilli, il Benoch, in Nissen, Sterpos, Cucchia. Enrico Cucchia, anch'egli aveva mal interpretato il riferimento di una frase di Traiano quando parla di incoata a Nerva. Incoata significa cioè iniziata, intitolata a Nerva, che Traiano eventualmente ebbe a nominare, diciamo. Ed è da qui forse l'affermazione di Werner che a tutti i costi voleva avvicinare Nerva a Rione Traiano.
Ma questa cosa è opportuno rimandarla al capitolo ante ignem che io ho sviluppato nel libro, per non sovrapporre ulteriori notizie già pubblicate, voglio dire. Ante ignem è, diciamo, è un capitolo abbastanza complesso che parla di Antignano. Insomma, una storia inventata con faziosità pure risibile qualche volta, magari per rispondere ad un dogma religioso, o magari per riferire una presunta originalità della propria teoria, forse nell'intento di voler nobilitare il proprio luogo di nascita, non lo so. Napoli ha avuto origine dall'isolotto di Megaride. Cosa ti ricorda questo nome? Nei luoghi di maggiore interesse del potere militare, del potere ecclesiale, dinastico, e quindi parliamo dei papi, i vescovi, i cardinali, i regnanti, dove maggiore è stata la concentrazione di questi personaggi, di questi ordini, lì significa che più resistente era la volontà di non cambiare i propri culti, le proprie abitudini, i propri credi, se vogliamo. E l'isolotto di Megaride, quello che poi verrà chiamato il Castel dell'Uovo, è secondo me, ma secondo tanti, secondo tutti quanti oggi, ha una storia ricca di questi avvenimenti di successione, di rivoluzione, di distruzione. Noi partiamo agli albori, quando forse probabilmente questo isolotto non era nemmeno un isolotto, era un promontorio. Comunque io spiego nel libro che era il prolungamento di una cresta che scendeva dal Monte Chia, quello che poi si chiamerà il Monte Chia, e poi a mano, una volta diventa promontorio, una volta diventa isola, a seconda dei movimenti, diciamo, piroclastici e del mare. Ecco, allora noi vediamo che poi su questo posto, ecco, nascono tanti conflitti, tanti interessi. E noi siamo portati a credere che quello dovesse essere un luogo di maggiore aggregazione dei culti che poi vengono definiti culti pagani, culti pre-cristiani, diciamo, perché poi pagano è meglio stabilirlo, è meglio dirlo, pagano significa derivato da pagus, e i pagus non erano altro che locali aggregazione di persone disseminati ovunque sul territorio campano e che si chiamavano appunto ville, pagus. Diciamo che probabilmente, ho detto probabilmente, mi sa rotto di Megaride, perché poi non sappiamo effettivamente, perché i popoli sono la storia dei popoli arrivata a noi in maniera così incerta, così raffazzonata. Su tutto il territorio comunque sorgevano archetipi, sorgevano elementi che ci fanno pensare che fossero luoghi abitati da questi primi uomini, da questi opici, come li vogliamo chiamare. Però l'isolotto di Megaride, anche perché è più vicino, diciamo, è più vicino al mare, va bene, è quello che si vedeva poi da lontano per i nuovi viaggiatori, non per quelli che già vi erano, che già abitavano il nostro litorale, la nostra terra, ma per quelli che venivano dal mare, probabilmente, ecco, vedevano pure questa immagine del Monte Chia, che antico tempo è una struttura piroclastica, quindi doveva essere per forza, diciamo, un vulcano, un piccolo vulcano. E quindi vedevano questa immagine che poi, se la vediamo, io riporto alcune stampe,
dove effettivamente questo monte sembra proprio, ecco, una figura di una grande madre, una riproduzione. Abbiamo infatti una grande madre, una conucchia, quella che sta a Capua, ad esempio. Lì si rappresenta quasi similitudine, quasi simile a questo monte Ghio che scendeva così com'è. E chissà che non sia stato pure questo il modello mandarico, va bene, di questa divinità, Maya Partenope, che si vedeva erigersi con questo monte così ampio, così da lontano poi. Ci aiuta a capire, perché non tutti quanti hanno compreso questa misteriosa sirena Partenope, ma secondo te è davvero esistita? La definizione di mitografia è un termine greco che significa scritture dei miti, quindi è la sistemazione indottrinata, acuta e filologico-razionalizzante, si direbbe, non poetica, dei miti. Questa è la definizione. Da Evemore viene infatti questo termine vemerismo, cioè la spiegazione razionalistica della genesi degli dei. Noi parliamo di mitografia, ma dobbiamo sapere che quest'ordine nasceva per volontà del popolo di crearsi uno status, che in epoca romana poi si è chiamato in tanti modi, va bene, ma che comunque prima di questa classificazione c'erano solo alcuni pochi esempi di mantra che si veneravano. Quindi c'era probabilmente questa sirena già in Siria, fino a quando poi, diciamo, non è venuto l'epoca di Alessandro Magno, ma già parliamo di più recente storia, perché Alessandro Magno nel 300 a.C., 330 a.C., è sceso giù dalla Jugoslavia, diciamo, per invadere tutti i popoli del Medio Oriente che affacciavano sul Mediterraneo, quindi la Fenicia, la Siria. E lì c'erano appunto questi simboli, questi dei che venivano venerati, tipo la sirena, tipo che poi vengono pure sostituite a quelli che sono i miti più romani, che sono Giove, Nettuno, ma questi vengono sempre dopo una grande madre. Questa è una mitografia. Cosa intendi trasmettere con questo tuo libro, appunto, Partenope, Maya, la partoriente? Cosa devo trasmettere in questo libro? Beh, intanto la cosa che non abbiamo detto fino adesso e di cui si parla nel libro, la cosa principale, è il primo mantra che sarebbe il mantra dell'arco. Ma per arrivare a questo mantra bisogna veramente leggere tutto il libro, iniziare proprio dalla prefazione, per arrivare poi a capire il vero significato che ha l'arco. Diciamo, quando indaghiamo su questi antichi luoghi di culto, no? E ci accorgiamo che sempre il potere ecclesiale è sopraggiunto interponendosi o addirittura sormontando i culti preesistenti. Abbiamo visto, conosciamo bene i fatti della chiesa di Piedigrotta. Ecco, lo diamo quasi sempre per scontato, ma mai ci viene da considerare tutte queste scoperte, tutti questi fenomeni nel loro insieme, nel loro abuso. E quindi non pensiamo mai di integrarne una geografia di tutte queste riflessioni. Avevamo detto che la ragione e l'intelligente perizia sono gli elementi
distintivi di un uomo che si appresta al suo domani e che dovrebbero essere imprescindibili nel bisogno di indagare sul proprio luogo per capirne la storia, l'appartenenza, la loro derivazione. Ebbene, tutto questo, anche quando viene contemplato, anche quando viene, diciamo, quando viene studiato, però dopo finisce per essere sempre un fatto isolato, questo, quello, ma mai si riesce poi a costruire una storia. Ecco, io vorrei che finalmente, assemblando un poco tutte queste ricerche, tutti questi ritrovamenti, si definisse veramente un nuovo concetto della storia, una nuova agiografia di quelli che sono poi veramente, di quelli che sono veramente i primordi, la storia delle nostre origini, che diciamo bene, non riguardano affatto né la sirena con la coda, con le tette, ma riguardano appunto questa nascita, questo emblema che era Maya e da cui viene il nome Partenope. Partenope, vogliamo dirlo, anche dopo gli anni, nei secoli successivi a questa devastazione dei miti, vabbè, c'è stato pure qualche regnante che ha inteso, ripercorrere questo cammino di Partenope. Ci sono esempi di studi, non solo, ma pure di rappresentazioni teatrali che noi non conosciamo, ma che si sono fatti intorno al 700, all'800 e che poi hanno girato il mondo. Ci sono commedie, ci sono libri che parlano di Partenope che noi non conosciamo, ma che sono stati interpretati, letti, studiati, ad esempio in Messico. In Messico c'è un libro tradotto dall'italiano, quindi tradotto da noi. E quindi varrebbe la pena, mettere a posto un po' tutti questi ritrovi, tutte queste storie. Ciro, noi ti ringraziamo per l'ospitalità e naturalmente in bocca al lupo per il tuo libro Partenope, Maya, la partoriente. Ricordiamo che il dottor Ciro De Novellis stamane ci ha ospitato una grande biblioteca personale, quanti testi vedo, quanti libri e una cultura immensa in questa stanza. Davvero complimenti. Alla prossima Grazie. puntata. Grazie a lei, grazie.